il Football Club che va sulla testa con Crilesi, il cross al centro, palla che passa, sfera che rimane lì e la mette in rete il numero 8 Pier Gentili, arriva il vantaggio del Football Club sull'errore difensivo dei Lions, 1-0. Battuto lungo da Finamore, spizzata di testa, palla poi verso Pier Gentili che cerca la conclusione, parata poi ancora al centro Piloca, ma che parata che ha fatto Chessarri su Pier Gentili in maglia bianca, che ora stanno alzando la pressione alla ricerca del gol, del nuovo vantaggio. Ora Piloca verso Pier Gentili in area di rigore, Pier Gentili con il destro la para Chessarri e la mette in rimessa laterale. In avanti ancora Pier Gentili in area di rigore, viene messo giù fallosamente, calcio di rigore per il Football Club, fallo su Pier Gentili. 6 minuti questo inizio di secondo tempo, nessuna occasione finora per nessuna delle due squadre. Ora Pier Gentili entra in area di rigore, prova a calciare Pier Gentili, facile la presa di Chessarri per Finamore. Va a giocare in avanti di testa, Vergaglia la mette fuori, ancora Pier Gentili prova a calciare con il destro, palla che termina alta, pressato dal numero 8 Pier Gentili che può partire in velocità, a tu per tu in area di rigore, l'appoggia indietro verso Antonio Crilesi che si mangia un gol già fatto. Maglia bianca che vanno a giocare in avanti su Frullini, ancora il cross verso Pier Gentili in area di rigore con il destro. Chiude probabilmente i conti Pier Gentili, il gol del 4-2 e doppietta per il numero 8 del Football Club.